Ciao a tutti, io sono Jenny e benvenuti sul mio... benvenuti sul mio canale. È un sacco di tempo che non faccio un video make up. E visto che il mio canale è nato un po' così come la passione... Ma cosa stai dicendo? Vabbè, oggi realizzerò questo trucco insieme a voi. State lì. Ok, adesso iniziamo il nostro trucco. Prima di tutto ho idratato la mia pelle, non so se si vede, oggi c'è un sacco di luce. Ho il Olaz Total FX 7-in-1, la uso da più di un anno, non la stessa, l'ho ricomprata. E andiamo a mettere il nostro fondotinta. Userò oggi il Deborah 24 ore, perfetto. Io ho la tonalità 01. Prenderò la spugnetta, questa qui, la vedete? È tutta così, tac! Mi raccomando, sempre idratate la pelle, anche il collo. E andremo a mettere il nostro fondotinta. Ok, andremo a utilizzare la palette di Cleva, che è qua Blend, che ha i colori di cui ho bisogno, ha il bordeaux e anche il dorato. E prendiamo un pennello, vediamo un po' che qua c'ho l'universo dei pennelli. Prenderò questo qui della Sigma, lo adoro, e andrò prima a mettere questo marroncino chiaro per dare un po' una base e creare il colore di transizione, come dicono queste fanciulle brave make-up artist. Così abbiamo un colore uniforme sulla palpebra. Ok, adesso andrò a prendere proprio il bordeaux, lo metterò alla fine dell'occhio qui con movimenti circolari. Andremo a creare il nostro colore, scendo un po' anche verso l'inizio dell'occhio, sempre a sfumare bene perché è un colore abbastanza intenso e non vogliamo il pugno nell'occhio. E passiamo anche all'altro. Ok, siccome ho fatto danni scendendo troppo giù, con un fazzoletto di questi struccanti facciamo così leggermente e poi riprendiamo la spugnetta col fondotinta e sistemiamo il danno. Ok, adesso io vorrei prendere il dorato che c'è qui, però qui ho dei pigmenti della MAC, proviamo a mettere questi, vediamo se facciamo danni. Un'unghia ieri in palestra, domani le vado a rifare. Intanto mi devo beccare la mia unghia inesistente. Carino, sono molto indiana, c'è i colori abbastanza indiani, Bollywood. Oggi il trucco mio è Bollywood. Adesso prendo lo stesso marroncino di prima, lo voglio mettere anche sotto per fare un occhio un po' più figo. Eccolo qui, con un pennello della Zoeva 230, e prendiamo il marroncino, lo portiamo qua. E
Dopodiché prendiamo anche il Bordeaux. Ok, adesso passiamo a fare la base del viso. Userò sempre la mia Morphe, che è talmente tante volte cantapartera che sono rimasta senza i colori che mi servivano proprio a me, però il marrone ce l'ha e userò un marroncino qui per dare un po' di zigomata alla mia faccia, anche se non posso lamentarmi, c'è il viso mio abbastanza alto. Sbam! Mi raccomando, fermatevi qua, perché se andate qua sembra che siete sporchi sul viso. Andiamo a metterlo anche qui, anche se siamo dimagrite e non ci serve più di tanto. Sbam, sbam, sbam. Ok? Io non uso più, cioè d'estate non uso, come si chiama? La cipria, perché mi innervosisce, e sopracciglia. Ho qui una matita della Miss Potty e andrò a realizzare un pochino le mie sopracciglia. Ok, che c'ho qua? Niente. Andremo a fare la linea di eyeliner. Ho appena ricomprato il mio eyeliner della Kiko, quello in gel, perché è quello che mi riesce a fare meglio e resiste anche di più, visto che io sono un po' vecchietta e ho le palpebre un po' calanti. Questo si secca e non si sbava. Questo è della Zoeva invece, è così ad angolato ad angolo, e andremo a, io me lo metto sempre sulla mano, lavoro un pochino così perché poi non mi va a rovinare tutto il lavoro fatto. Ok, tanto dopo andrò a mettere le ciglia. Ok, anche l'eyeliner l'ho messo, adesso andremo ad applicare le ciglia finte. Io ho queste della sempre della Morphe, e come colla uso questa della Duo. Mi raccomando, dopo che passate la colla sul margine aspettate almeno un minuto affinché si asciuga un pochino e non sbava troppo sull'occhio. Io la applico con le pinze. Allora, io la prendo a metà e la applico a metà dell'occhio, poi sempre con le pinze inizio a sistemare. Ok, anche le ciglia le abbiamo messe. Metterò un po' di mascara, io uso questo della Maybelline Colossal Big Shot. Io è l'inglese, come Renzi è l'inglese. Le ciglia e l'eyeliner cambia tutto, cioè a me basterebbe solo ciglia e eyeliner, cambia proprio tutto, un altro sguardo, tutta un'altra storia. Metto un po' di cipria solo qui per alzare un po' l'occhio, giusto per rendere lo sguardo un po' più, cioè l'occhio un po' più alto. È anche più pulita come lavorazione dell'occhio, è il sopracciglio più definito, no? Eh sì, è come dico io. Adesso prendiamo anche un po' di blush. Userò questo della Too Faced perché ha più colori, posso scegliere quello che mi piace, e prenderò, non lo farò troppo, giusto un po' di colore, poco
perché comunque voglio mettere anche un rossetto importante, bello potente. Il trucco di oggi però è questo qua, che si avvicina, non è troppo scuro, ed è il numero 109. Bellissimo questo colore, bellissimo. Aspettiamo che si asciughi e poi passiamo l'occhiolino. Però prima di concludere tutto il trucchito, voglio mettere, se riesco a trovarlo, l'illuminante di Mulac, che sarebbe questo, e del numero 13, Disturbia Strobe, e cremoso, quindi meno male che ho il dito quello senza unghie, così lo posso prendere. Vediamo un po'. Madonna. Spero che il video vi sia piaciuto, non dimenticate di lasciare un like, 2, 3, 4, 5, quante ne volete. Di seguirmi su Instagram, Gianina Italia. Ci vediamo al prossimo video, ciao!